Sono migliorata. Sto migliorando. Ero molto peggio, ma l'ho avuta così, l'ho avuta tardi, ero... Ma non esageriamo. No, però insomma, l'ho avuta a 20 anni. Quindi... No, è stato, all'inizio insomma è stato durissimo, perché ero troppo preoccupata, troppo. Dovrei scrivere il manuale di come non ci si comporta. Non dormivo, la guardavo tutta la notte, terrorizzata, mi soffocasse. Una cosa indecente. E adesso no, no, adesso piano piano sono migliorata, adesso sarei pronta per farne un altro. Senti, a proposito di... situazioni difficili nel cinema, insomma, è inutile nascondersi, tu hai spesso interpretato personaggi molto ansiosi, molto nevrotici, ti hanno perfino un po' preso in giro su questa cosa, mi riferisco al personaggio di Boris, un personaggio che si chiama Malivita Loi, che è in qualche modo esplicitamente ispirato a Margherita. Ecco, che ti ha fatto vederlo? No, vabbè, hanno un po' preso in giro un po' me, un po' qualcun altro. No, io in realtà, insomma, si prendeva un po' in giro proprio sul set, lei era proprio così. Io in realtà sul set sto benissimo, cioè, è proprio il luogo della pace totale, perché io mi affido totalmente delle persone, tutti mi fanno qualcosa. Mi ha fatto piacere, sì, anche con l'idea di essere presa in giro, è una cosa che fa sempre anche piacere. Dire che esiste. Perché poi è una celebrazione, no? No, vabbè, povero. Però non c'entro niente io con quella vita. Non c'entro proprio niente, non so perché. Infatti gliel'ho detto io. Produttore, non mi ricordo. No, ma poi hai anche un... tutte le persone che frequentano Margherita lo testimoniano, una grande ironia ma anche una grande autoironia. Ti sei perfino presa in giro, penso a un altro film, Come bello fare l'amore, Frizzi, dove in qualche modo c'è questo cameo in cui... Faccio il cinema d'autore, cinema d'autore disperato, povero, ben fatto. Io sono una persona molto... Cioè, ho delle ansie, ma insomma, spesso mi è capitato di normale, come tutti, sì. Spesso mi hanno fatto recitare delle persone che avevano dei problemi, più o meno, però non mi sento così, cioè, anche qui sono migliorata, sicuramente sono migliorata, nel senso che forse, qualche tempo fa ero ma non sono una nevrotica, ecco, non mi sento nevrotica, purtroppo però mi sento spesso. Ed è veramente la cosa che mi offende, no, mi ferisce, perché io non mi sento così, appunto così disastrata. No, ripeto, ho delle ansie, le ho sempre avute, voglio dire, ma vedo che insomma dove mi giro. Ma le cose non vanno così bene. Ecco, quindi.